Sì, Valentina, voglio essere rapidissima. Una delle cose che ci ha dato più fastidio è che loro mettono in dubbio il numero delle persone che hanno perso il lavoro. Loro hanno delle stime del 2019 dove si dice che nelle sale il lavoro è aumentato, quindi non lo so. Allora io vi invito veramente col cuore, mandate delle mail a questa gente. Se qualcuno di voi ha perso il lavoro in questo periodo per colpa della legge regionale, scriveteglielo perché lo leggano, perché lo vedano, perché non sono i dati di nessuno delle Eurispes, della CGA di Mestre, sono le testimonianze di chi ha perso il lavoro sul campo, di chi l'ha perso, di chi lo sta perdendo, delle sale che chiuderanno perché sono sotto distanze. Bisogna portare testimonianze che dimostrino che non stiamo dicendo quattro cavolate, ma che noi il lavoro lo stiamo perdendo e lo perderemo. Questo fondamentalmente è il punto. Su questo si sta giocando tutta la battaglia. Loro stanno dicendo che noi perdiamo i posti di lavoro perché i nostri titolari non hanno spostato le sale. E con quali capitali venivano spostate le sale? E dove le mettevamo le sale, che il territorio è tutto quanto sotto distanze? Allora, se qualcuno di voi ha questo tipo di testimonianze, scrivete, mandate mail, fatevi sentire, perché non basta testimoniare qua sotto, bisogna scrivere a loro, bisogna certificare, documentare chi ha perso il posto di lavoro. Fatevi sentire. Bravo. Grazie.